In quante società noi vediamo che il concetto di persona, che loro ovviamente persone, qual è il termine che loro usano ovviamente, il concetto di persona che viene attribuito alle specie naturali, agli animali, alle piante, eccetera, eccetera. C'è uno studio molto bello di un'antropologa israeliana che ha studiato nell'India meridionale una piccola società, e questi attribuiscono la persona non soltanto agli elefanti che transitano da quelle parti, persino alla collina su cui abita. Qual è il criterio per cui attribuisci il concetto di persona? È il criterio della relazione. Noi abbiamo relazione con la collina. La collina è qualcosa di vivo. E quella concezione che vi ho fatto vedere prima, quella dei canali, ti fa capire proprio questo, cioè anche la sofferenza. La persona soffre se qualcuno di quelle relazioni, per esempio, viene meno. Certo. Pensate alle lacerazioni, alle perdite e così via. O al contrario, l'acquisto. Forse voi sapete, io sono africanista, ho fatto le mie ricerche in Africa. La cosa interessante è che nell'Africa tradizionale non c'era il concetto di povertà economica. Tutti poveri allo stesso modo. No, ma c'era il concetto di povertà sociale. Se tu hai poche relazioni, sei povero. Non se hai pochi beni. No, dicevo della convivenza con la natura, perché è un tema che mi sta molto a cuore e credo che stia a cuore a tutti voi, e tutti noi sappiamo cosa vuol dire antropocene, il fatto cioè che siamo in un periodo geologico in cui l'impronta che gli esseri umani hanno determinato sulla Terra è un'impronta profonda, ed è un'impronta che crea degli squilibri. No, quindi in fondo quando io parlo di convivenza intendo non solo la convivenza con gli immigrati, tanto per dire, ovvio che penso a quello, ma penso anche alla convivenza con la natura, convinto come sono che se noi non realizziamo una positiva convivenza con la natura, neanche riusciamo a convivere con noi, tra i gruppi umani, perché stiamo distruggendo, letteralmente distruggendo le risorse naturali. Pensate alla terra, pensate all'acqua, pensate a tutte queste cose che noi, non lo so, ecco, uno dei temi su cui ho lavorato in questo periodo è la cecità. Noi siamo ciechi, siamo letteralmente ciechi, cioè ci comportiamo come se noi non sapessimo che non tra 100 anni, no, tra pochi anni, anzi già adesso la Terra si sta rendendo conto, cioè, pensate allo scioglimento dei ghiacciai, sollevamento del livello delle acque. Ecco, io sono partito, vi ricordate, contro l'identità, era contro la Lega, no, di allora. Adesso io mi sentirei di dire questo, ma quando, tanto per fare dei nomi e essere esplicito fino in fondo, quando Salvini alimenta questa paura nei confronti degli immigrati, io vorrei dire, no, ci vuole più paura, molta più paura, nel senso di dire che attenzione, ma questi quattro gatti non sono niente rispetto ai sommovimenti demografici a cui si sta dando conto. Noi non ci stiamo rendendo conto di tutto questo. Cioè dobbiamo gestirle queste cose qua. Ecco, e se non abbiamo una qualche idea di convivenza, allora homo homini plus, ci sbraniamo, già lo stiamo facendo abbastanza, mi sembra. Quindi quando io dico convivenza vado dalla convivenza all'interno di noi stessi, eccetera, alla convivenza con la natura, eccetera. Se in più noi continuiamo a pensare in termini di identità, l'identità è creare la fortezza. La fortezza Europa, la fortezza, no, per Salvini è la fortezza Italia, ma lo puoi anche estendere, ma
No, non ci siamo, non ci siamo. Perché l'identità è la negazione delle somiglianze. L'identità è prendere un coltello e tagliare le somiglianze. Somiglianze sono appunto una strada, una via. Non è detto che la si percorra, ma perlomeno la intravedi. La società secondo me ha un problema più di fondo rispetto proprio a chi deve in qualche modo, perché dico nei Kanak, no? È così da sé, cioè, è anche una concezione di un tempo diverso in cui si è mantenuta, perché penso sia il problema del tempo e l'accelerazione anche di questa società, no? E per cui probabilmente bisogna proprio rifondare un'idea del tempo per riscoprire i legami, perché se tu sei in questo ingranaggio non scopri la collina davanti, non scopri la tua famiglia, non scopri il vicino di casa, no? Coltivare relazioni ci vuole tempo. Ci vuole tempo, esatto. Sì, cioè fondamentalmente questo, se io devo creare un legame non posso mica solo usare, no, il telefono, voglio dire. Pensate anche alla democrazia. Del tempo. Uno dei miei ultimi corsi che ho tenuto all'università di antropologia politica e l'avevo dedicato alle democrazie degli altri. Altre, è un titolo di un libro, ancora una volta, di Amartya Sen, no? Ha scritto un libretto intitolato Le democrazie degli altri. Cioè noi partiamo dal presupposto che la democrazia l'abbiamo scoperta noi, no? Sì, sì, lo diciamo sempre. Se lo diciamo sempre. Sì, sì. E io mi sono permesso di far vedere come la democrazia è qualcosa che noi troviamo. Dove la troviamo specialmente? La troviamo nelle piccole società. Se hai società di piccole dimensioni, la democrazia è molto più facile. Tra le condizioni c'è il tempo. In Africa una frase che senti spesso è questa: voi avete gli orologi, noi abbiamo il tempo. Che bella. E cioè, noi stasera siamo qui, come dire, io ammiro molto, ecco, questa vostra iniziativa che è molto bella. State prendendo del tempo, scavate, no? E ricavate del tempo e proprio per poter scambiarsi delle idee, delle opinioni. Sono, come dire, episodi questi, consegno più, ma pensiamo un po' a quanti sono i problemi della nostra società rispetto ai quali non c'è il tempo. Io stasera non abbiamo parlato di come abbiamo parlato più di identità, no? Sì, sì. Ho cercato di smontare, ecco, questo concetto, eccetera, per aprirsi alla convivenza. Sì, sì. Poi ci sarebbe da parlare delle forme di convivenza. Certo. Ecco. Aggiungerei questo, cioè anche il tema del conflitto sarebbe da recuperare. Certo. Da recuperare positivamente, certo. Cioè perché un conto è un conflitto in un regime di non convivenza, che allora vuol dire lo sterminio. Noi vi sterminiamo, voi farete altrettanto nei nostri confronti. Che non ti riconosco. E non ti riconosco, non riconosco la tua umanità, certo. Eccetera, eccetera. Certo. Esempi. Ce ne sono. Aiosa, quindi certo. Ecco. Certo. E un altro conto è il conflitto in un regime invece di convivenza. Che devi imparare a gestire. Allora, questo libro qui termina con il condivivo. C'è tutta un'altra parte. Che scriverai. Che non lo so se, che sarebbe più dedicata alla politica delle somiglianze. Mm-hmm. Che è un'espressione che io prendo a prestito da un antropologo inglese, Simon Harrison, che ha studiato in Nuova Guinea. La Nuova Guinea è famosa in antropologia per, come dire, la presenza di società molto in conflitto. È terra una volta del taglio delle teste, non stiamo scherzando, ecco. Sì, sì, sì. Ma Simon Harrison ha messo in luce come
persino il taglio delle teste, rientrava in una politica delle somiglianze tra noi e i nostri nemici. Lui ha dimostrato come tutto questo fa parte di un incremento delle somiglianze tra noi e loro, nel senso che quella testa diventa parte di noi, non è la testa di uno qualunque, ma è la testa un valoroso, un uomo valoroso. Il nome di questo uomo valoroso viene dato ai nostri figli. Quando i nostri figli subiscono i rituali di entrano nei rituali di iniziazione, ecco che prendono i nomi dei nostri nemici valorosi. Adesso immaginatevi, questi ragazzi che se ne vanno in giro incontrano i parenti della vittima, parenti del nostro nemico cui è stata tagliata. Cosa vi immaginate voi? Che ripetono subito? No, tutto il contrario. Ah. Gli fanno dei doni, una danza in suo onore, perché lui in fondo sta impersonando esattamente il loro antenato. Voi mi direte, ma sono pazzi questi qua, e io non vi sto dicendo facciamo anche noi così. Vi sto dicendo però, occhio, guardate come dire, il rapporto di ostilità. Sono nostri nemici questo, cioè non c'è dubbio che sono nostri nemici, ma non sono nemici punto e basta. Sono nemici con cui intratteniamo appunto un rapporto di somiglianza. Simon Harlow parlava appunto di politica delle somiglianze.